Allora, buongiorno a tutti, sono Amy Morroni, sono la coordinatrice delle attività di strategia marina che si svolgono in Ispra e porto i saluti del nostro presidente e del nostro direttore generale. Io lascio ovviamente la parola per i contenuti scientifici ai colleghi, sia nella dottoressa Di Girolamo Dopo, sia alla tavola rotonda che sarà coordinata dalla dottoressa Marina, quindi ISPRA, che vedrà tutti i rappresentanti delle varie piattaforme. Quindi io invece vorrei, mi interessa di più, l'ho seguito personalmente, occuparmi di quella che è stata l'attività, la genesi e poi adesso l'attuazione del lancio della campagna della consultazione pubblica 2014. Voi sapete che il decreto legislativo 2010, 190 del 2010 prevede, oltre alle attività scientifiche della strategia marina, prevede anche l'obbligo per il Ministero dell'Ambiente, che con il supporto dell'ISPRA deve pubblicizzare i contenuti di quanto si sta realizzando e deve mettere al corrente, informare e far accedere ai dati e a tutto ciò che si svolge per quanto riguarda in questo momento i programmi di monitoraggio. Vi ricordo anche che è stata fatta una prima consultazione pubblica all'avvio delle attività di strategia marina. Infatti questa viene definita consultazione pubblica 2014. I tempi, devo dire subito, dico subito gli aspetti negativi, i tempi sono stati tiranni e questo ci ha fatto lavorare, diciamo, veramente alacremente, ma con tempistiche pazzesche. Però le attività svolte, e oggi voglio proprio mettere in rilievo quanto è stato fatto e quanto spero sia utile alla comunità, agli stakeholder, ossia è stato pianificato con il Ministero e poi realizzato da noi in ISPRA, una serie di eventi, il primo di lancio nazionale che c'è stato il martedì 17, e oggi il primo evento regionale, sono state scelte le tre subregioni, come diceva anche Attilio Rinaldi prima. Ci sarà lunedì l'evento di Livorno e quindi chiuderemo con gli eventi regionali a Palermo il 30 giugno. La campagna è partita il 9 giugno e si chiuderà il 9 luglio. A fianco a questi eventi che sono frontali e quindi di sensibilizzazione diretta con il pubblico, con gli stakeholder, cercando di rappresentare al meglio in maniera anche, diciamo, non solo dati scientifici e programmi scientifici, ma anche, diciamo, utilizzando un linguaggio che sia accattivante, che cerchi di attirare l'attenzione anche di un pubblico meno esperto, è stato realizzato un sito. Voi sapete, esiste il sito della Strategia Marina, spero, immagino che lo conosciate, sul portale Ispra Ambiente. E questo è stato realizzato il 9 giugno, pubblicato la sezione consultazione pubblica. In questa sezione noi abbiamo pubblicato tutta una serie di contenuti scientifici e tecnici elaborati dai nostri ricercatori e dai nostri tecnologi, e mediati poi dai nostri comunicatori, che hanno appunto con il tentativo di essere più chiari e più vicini possibili al linguaggio comune. E sono stati anche pubblicati, e questo è diciamo, uno sforzo anche importante, rielaborandoli, i dati di una banca dati che si chiama SINTAI, su cui vengono caricati tutta una serie di dati dai ricercatori, e con lo scopo proprio di renderli fruibili in modo tale che l'utente, colui che naviga e che intende informarsi e ha il diritto di informarsi attraverso il sito, possa avere una serie di strumenti a sua disposizione per andare a fondo e cercare, se vuole ovviamente, di rispondere in maniera più qualificata possibile, più corretta possibile, a quello che poi è il fulcro della consultazione pubblica, cioè un questionario che appunto si trova dopo un certo percorso dove noi cerchiamo di prendere e portare per mano proprio l'utente. L'utente si trova circa 8 domande, vero Irene? Mi pare 8 domande.
tra la prima parte generica, diciamo più di qualifica della persona, non certo ovviamente il nome, non dati sensibili, ma per capire diciamo a che area appartiene, se è uno stakeholder, se è un ricercatore, se è invece un cittadino qualsiasi, e poi via via si fanno delle domande più pertinenti, che è interessante, poi sarà interessante alla fine del, quindi quando scadranno i tempi il 9 luglio, raccogliere tutti questi dati, analizzarli, fare una sintesi di questo e poi pubblicarli. Anche questo sarà tutto reso pubblico sul sito. Ricordo che il sito è stato realizzato da noi, ma è sul Ministero, ovviamente essendo l'attività coordinata dal Ministero dell'Ambiente, è sul sito istituzionale del Ministero. Stiamo anche su altri siti istituzionali, stiamo cercando di arrivare ad essere più capillari possibili, perché l'importanza della riuscita di una campagna, della consultazione pubblica, sono gli approcci diretti, ma anche i numeri di questionari diciamo compilati e compilati correttamente. Per avere dei dati bisogna avere dei numeri grandi, quindi più saremo capillari, più arriveremo alle istituzioni, più arriveremo a coinvolgere le istituzioni attraverso i siti, più ci garantiremo insomma la riuscita di questa attività. L'attività che voi vedete, appunto tutti i documenti che voi vedete anche nella cartellina, abbiamo cercato di limitare, come è corretto che sia, l'inserimento di carte. Abbiamo messo solo una piccola brochure che è appunto una sintesi estrema di quelli che sono i programmi di monitoraggio, e una pennetta che raccoglie tutto, e basta collegarsi con quello, ci si trova nel sito della consultazione pubblica. Ecco, dico, anche questo abbiamo cercato, proprio perché sappiamo quanto è importante attrarre soprattutto chi non è del mestiere. Abbiamo cercato anche con una grafica che io trovo garbata e insomma apprezzabile, di fare questi banner, queste pubblicazioni che attirino, perché quello che vogliamo è coinvolgere il più possibile i cittadini, perché è un nostro dovere farlo, è previsto dal decreto legislativo, ma questo non può bastare, il dovere, diciamo, il rispetto della legge, della tempistica non può bastare. Il nostro compito, secondo me, è quello di avere la più ampia partecipazione di tutti, perché questo abbia un senso rispetto al lavoro scientifico, tecnico e di comunicazione che stiamo facendo. Grazie.